Mi chiamo Paolo Ropele, sono responsabile della struttura che si occupa delle opere idrauliche in Valle d'Aosta e in particolare che si occupa del progetto Interreg RESBA, progetto che è partito nel 2017 e si concluderà il prossimo anno. E nell'ambito dell'attività di progetto sono state già portate avanti una buona serie di attività che riguardano in particolare la sicurezza degli sbarramenti. La Regione Piemonte e la città metropolitana di Torino hanno sviluppato una serie di attività insieme al Politecnico, all'ARPA Piemonte, che riguardano in particolare gli aspetti di protezione civile da una parte e di idrologia, rischio sismico e tutti quei rischi naturali che possono in qualche modo interferire con l'attività degli sbarramenti nell'ambito transfrontaliero. E abbiamo all'interno del progetto anche un partner francese che si chiama IRSTEA. È un partner che dipende direttamente dallo Stato ed fa delle attività di ricerca nell'ambito della sicurezza delle opere idrauliche ed in particolare delle dighe. Anche Restea sta conducendo le sue attività, in particolare andando ad analizzare quelli che sono i rischi sismici, le problematiche sul trasporto solido dei corsi d'acqua e tutte quelle attività di monitoraggio degli sbarramenti. Noi come Regione Valle d'Aosta abbiamo portato avanti una piccola azione che riguarda l'interferometria satellitare, ovvero sia un'attività di monitoraggio degli sbarramenti che permette in qualche modo di verificare nel tempo eventuali anomalie che ci possono essere nell'ambito della gestione di sicurezza delle opere. Ma quanti sono gli sbarramenti artificiali in Valle d'Aosta? In Valle d'Aosta abbiamo un'ottantina di sbarramenti artificiali di competenza regionale. La competenza regionale degli sbarramenti rispetto alla competenza statale si divide dal fatto che gli sbarramenti di competenza regionale hanno un'altezza di 15 metri e un volume di 1 milione di metri cubi. Quindi al di sotto dei 1 milione di metri cubi di 15 metri di altezza abbiamo un'ottantina di sbarramenti che rientrano nelle competenze. Al di sopra ci sono comunque 6 dighe di competenza statale che sono gestite direttamente dallo Stato, dal Ministero. Ma voi avete delle dighe che vi creano particolare preoccupazione? No, particolare preoccupazione no, però per quanto riguarda tutti gli aspetti di protezione civile cerchiamo di monitorare gli spostamenti e tutti quei parametri di controllo del comportamento degli sbarramenti e nello stesso tempo favoriamo delle attività di protezione civile perché con la realizzazione delle onde di collasso, delle potenziali onde di collasso a valle degli sbarramenti, andiamo a individuare quelle che sono le aree a rischio di potenziale interesse in caso di un incidente. Ecco, avendo anche un'idea di tutte quelle che sono le zone eventualmente vulnerabili, dal punto di vista della protezione civile si possono avere tutte quelle informazioni necessarie in caso di emergenza.